Amici e amiche di Andrew Channel, bentornati al nuovo episodio di This War of Mine. Oggi partiamo di notte. Oggi partiamo di notte dopo 2 giorni pesanti, 2 giorni di lavori e 2 giorni in cui, insomma, qualcosa si è fatto, ma si poteva fare di più. I nostri ragazzi sono stanchi, sia Rick che Henrik sono leggermente malati. Sappiamo che la temperatura andrà a scendere nei prossimi giorni. E quindi dobbiamo stare molto attenti. Mi piacerebbe andare a visitare zone che non abbiamo ancora visto. Il magazzino mi ispira molto, anche se devo stare attento perché ci sono i banditi. Non abbiamo armi, non abbiamo neanche il piede di porco. Forse terrò il magazzino per la prossima notte e per ora mi dedicherò ad altre case. Vediamo se... Piccolo caseggiato. Possiamo provare a vedere. Possiamo provare ad andare al piccolo caseggiato. Ci mandiamo a Rika, che è malata, però non è stanca, va a rovistare. Marin dormirà a letto visto che è ancora stanco. Eric dovrà fare la guardia e Ivano andare a dormire nel letto. Ok, andiamo a rovistare, ragazzi. Una cosa a cui non ho mai pensato è di mandare in spedizione in qualcuno dei ragazzi con il fucile a ripetizione e le munizioni. Questa è anche una cosa che si potrebbe fare, un'azione proprio di guerra. Intanto, ragazzi, wow, 2 bottiglie d'alcol così, fidatevi che non è poco. Però purtroppo la sfortuna vuole che qui abbiamo già un ubriaco che dice devo dormire un po'. Questo sarà un topo o sarà un essere umano? È fermo. Proviamo ad aprire la porta. Beh, sicuramente non ci vede finché siamo qui. 2 bottiglie di alcol puro non è affatto male. È un uomo. 2 palle. Ma che facciamo? Ha una pistola, avete visto? Ok, se n'è andato. Ha chiuso anche la porta, quindi adesso saliamo le scale. Andiamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa. Questa però è aperta. No, è chiusa. Ho detto una scemenza. Fuck! Ehi, vattene! Ci sta puntando contro la pistola. Ma cazzo, mi sono fatto beccare un'altra volta. È la seconda volta di seguito che Rika si trova la canna di un fucile o di una pistola puntata di notte e siamo tornati a casa con 2 assi di legno e 2 bottiglie di liquore. Criminalità dilagante. Oh cielo, questa mi mancava. Sì, un vero colpo di fortuna aver 2 bottiglie, però... Pff, diavolo. Non ditemi che hanno provato a sfondare i gruppi di guerriglieri. Nessuno ha cercato di derubarci, però c'è la criminalità dilagante. Più di quello che abbiamo fatto non possiamo fare. Possiamo mettere 2 guardie, quindi usare tutti e 2 fucili. Anche se questo significa che allora dobbiamo gestire molto bene la nostra energia. Leggermente malato sempre, vai a prenderti delle medicine perché non puoi stare sempre leggermente malato. Ed è leggermente malato anche Marin. Quanta legna abbiamo, ragazzi? 5 assi, ok. Però ci sono 15 gradi in casa. Allora, Marin si prende le medicine potenti. Henrik si prende quelle leggere, così sicuramente Marin dovrebbe guarire. E con il legno che abbiamo a questo punto dobbiamo assolutamente cuocere queste due cose di cibo. E queste 2 porzioni di cibo. E credo che faremo mangiare Ivano e faremo mangiare Rika. Vieni, Ivano. Tenere Henrik malato e affamato e stanco, cioè non è la cosa più intelligente del mondo, ma come potete vedere le nostre riserve a questo punto sono tragiche proprio. Siamo messi malissimo. Devo portare queste 2 bottiglie ai militari e scambiarle in cambio di cibo. Questa potrebbe essere un'idea. Andiamo da mangiare a divano.
Se arrivasse il vendor sarebbe fantastico, però. Non credo. Andiamo ad ascoltare la radio con Marin. Ok, a questo punto Henrik si mette a dormire. Partiamo dall'inizio. Come se la guerra non fosse già abbastanza, nella città di Pogoren la criminalità è in aumento. Sono stati segnalati casi di aggressione e rapina a mano armata. Grazie ad alcuni lanci di aiuti umanitari, a Pogoren è di nuovo disponibile il caffè. Ok. Prossimamente possiamo aspettarci delle giornate abbastanza fredde, questo lo sapevamo. Mettiamo la musica. Ok. Il vendor? Ma dai, ma è la nostra giornata fortunata. Mettiamo Henrik a dormire. No, aveva fame. Sì, ha fame pure. Arika, però Arika non è più malata, quindi facciamo mangiare Henrik e lo mettiamo a dormire. Mentre Marin va a parlare con il vendor. Ok. Perfetto. A questo punto potrei arrivare alla conclusione di scambiare tutte le bende che abbiamo per il cibo. Perché non abbiamo nessun ferito, fortunatamente. E potremmo recuperare tante cose. Non potremmo recuperare un cavolo di nulla, non ha cibo. Diavolo! Questo non ci voleva. Allora, sicuramente le bottiglie noi non ce ne facciamo nulla. E sicuramente 4 unità di combustibile ci servono, semplicemente anche per cucinare. Le erbe ce le avremo molto presto. Quello che ci serve è materiale generale, che ci servirà per fare anche le sigarette con le erbe. Ci siamo quasi, perfetto. E senza cibo siamo nella cacca più totale. E allora venderò un kit per fasciare le ferite. In cambio di. Riusciamo a fare. Ah. Facciamo quello che si può. Va bene, affare fatto, dice. Riusciamo ad avere anche qualcosa. Ok, e due di combustibile in più. Ok, Marin, è andata abbastanza bene. Mandiamo Marin a mettere subito a distillare dell'alcol che dobbiamo produrre e il resto ce lo teniamo stretto perché prima o poi, ecco qui, guardate, possiamo fare due bottiglie. In realtà se avessimo un po' di combustibile in più, 4. Ah no, non abbiamo abbastanza zucchero. Possiamo mettere in produzione due bottiglie di liquore però. E non è male, non è affatto male. Allora, Arika va a parlare con il piccolo Ivano e Marin a questo punto andiamo a vedere cosa possiamo potenziare, cosa ci manca per potenziare il nostro benedetto laboratorio delle erbe. Non dico che le cose stiano andando male, però abbiamo un grosso problema di cibo adesso. Ci serve tanto legno, ci serve il solito miscelatore e anche le parti elettriche, quindi tanta fortuna, tanti auguri. Andiamo a produrre magari un filtro per distillare dell'acqua. Ok. Arika può andare a sedersi. E non ditemi che ci mette così poco il liquore a distillarsi. Se in una giornata riusciamo a fare due bottiglie, adesso è veramente caccia allo zucchero. Io ricordo di averne lasciato tanto in alcune abitazioni. Zucchero, acqua e carburante e si fanno tante tante bottiglie. Va bene. Oh, abbiamo le erbe! Fantastico! Andiamo a raccoglierle. Adesso rimpiango quando ho utilizzato però un vabbè, è troppo tardi.
pezzo di cibo crudo per fare il concime. Ok, ancora stanco Eric, però lo faccio dormire finché non recupera completamente. E poi provo a fargli fare delle sigarette. Ok, è andato. Ha recuperato al 100%. 5 erbe e abbiamo tantissimo materiale, possiamo produrre tante, tante, tante sigarette artigianali. Ovviamente prima dobbiamo lavorare le foglie, le erbe, per tritarle, trasformarle in una specie di surrogato del tabacco. Ci credete? Ci abbiamo praticamente utilizzato una lampada in cantina per tirar su Dio solo sa quali spezie strane. E adesso le stiamo essiccando per arrollarle e venderle ai militari. Potrebbe essere passibile di attentato, credo. Però, no, in realtà è un ottimo modo per guadagnare qualche. Non si possono neanche chiamare soldi, ma materiale di scambio. La cosa positiva è che non solo avremo materiale da scambiare 30 sigarette, ma abbiamo già due bottiglie di alcol che possiamo utilizzare. Possiamo scambiare adesso con il venditore. Però credo che le terrò da parte perché se questo venditore non ha cibo, eviterei. Quasi quasi, se non mi fanno fuori, questa notte manderei. Chiunque, non cambia molto. Probabilmente potrei mandare a Rika, l'unica non è che non è malata, dai militari con il liquore, con le sigarette e cercare di fare uno scambio. Portare a casa cibo. Oppure teniamo tutto nell'attesa del prossimo vendor, che però potrebbe arrivare anche fra 4 giorni, che cazzarola ne so. E a questo punto è troppo tardi, merda. Sono già le 8, mi sono dimenticato di fare il seghetto e il piede di porco per tornare nella villa distrutta. Che due scatole. Problema questo. Va bene, dai. Andiamo all'avamposto militare. Scambio possibile? Sì, però è poca roba, veramente poca roba. Andiamo nelle case tranquille, magari troviamo del cibo. Andiamo a rovistare con Arika. Marin fa la guardia. Henrik. Adesso ci sono le bande armate. Raddoppiamo la guardia e mettiamo Ivano a dormire. Non voglio rischiare assolutamente nulla. Nella casa tranquilla ci si va senza niente, incrociando le dita, ragazzi, perché questo potrebbe significare che ci sono delle porte chiuse che non possiamo più aprire. Tanto recuperiamo la roba che troviamo qua, just in case. La casa tranquilla è molto piccola, quindi se ci sono abitanti. Santo cielo. Credo di aver fatto un errore. Sono sicuro che qui dovremmo derubare dei vecchi o qualcosa. Lo sapevo. Lo sapevo. Se apro mi vedono. Sta arrivando un signore anziano. Come potete vedere, non posso fare niente. No, ti prego. Ci ucciderete, dice. No, non voglio uccidere nessuno. Veramente mi hanno mandato in un posto in cui devo far fuori degli anziani se voglio recuperare qualcosa. Diavolo. Ma vai a fanculo. Ragazzi, abbiamo perso una notte. Abbiamo perso una notte e inizieremo a soffrire la fame in modo pesante. Perché adesso non abbiamo cibo, non so che cosa può succederci e devo assolutamente produrre più cose possibile da portare ai militari per scambiarli in cambio di cibo. Non ho alternativa. Oh cavolo, ragazzi. Qualcuno ha fatto irruzione, abbiamo dovuto utilizzare 6 munizioni. Per fortuna che c'erano due guardie. A questo punto metto a letto tutti che sono affamati, stanchi. Non ci posso credere. Anche Arika è affamata e stanca. Credo che Arika andrà avanti con le sigarette, a questo punto. E ci sono 18 gradi, quindi la storia delle temperature che scendevano se la sono immaginata. Per fortuna che Ivano non ha fame. Il nonno ha detto che dovevamo trovare un altro luogo dove stare, così siamo partiti in cerca di un posto migliore e siamo arrivati qui. Per
Quando sarò adulto non avrò per niente bisogno di una casa, vivrò in una tenda come mio padre, combattendo i soldati cattivi come fa lui. La situazione inizia a sfuggire di mano. Credo che possa essere importante dare degli strumenti, addirittura delle armi magari. Buttarci nella ricerca di posti pericolosi. Perché se non lo facciamo, moriamo di fame. Al 18° giorno eravamo partiti alla grande, eravamo partiti con tanta roba, tanto cibo che abbiamo iniziato a costruire e adesso abbiamo questo laboratorio gigante e nessuno con cui scambiare. Aiutatemi per favore, qualcuno che bussa alla porta, ci mancava questo. Ci mancava soltanto qualcuno che ci chiedesse aiuto, eh? Andiamo bene. Ivano ancora alla porta. Aspetterò che Marine e Arika si sveglino. Non credo che siamo nella condizione di aiutare nessuno. Però vediamo che cosa hanno da dirci. Intanto almeno abbiamo 30 sigarette che hanno un ottimo valore di scambio. Il problema è che con chi cazzo le scambiamo, cioè. Santo cielo. C'è una cosa molto, molto, molto pericolosa che potrei fare. Però non sono sicuro di farla. Attaccare i militari, cioè portare Arika con un coltello al campo dei militari e cercare di derubarli. Hanno molto cibo, hanno molta roba, hanno molti strumenti. E sono dei gran bastardi. Però sono in una situazione critica. Se non prendo il toro per le corna, qui finisce male. Vediamo se Marin riesce a craftare un coltello. Ci devo riflettere, ragazzi, non sono sicuro di quello che faccio perché se perdiamo Arika la perdiamo per sempre. Non esiste caricamento di salvataggio in questo gioco, lo sapete. Tanto Arika, anzi, vabbè, Arika va a parlare con con la persona che ci chiede aiuto. Oppure no, mandiamo Marin a parlarci e il vecchio Henrik va a dormire. Almeno abbiamo un po' di sigarette, dice sì, questo gli aiuterà il suo morale. No, Marin, vai al laboratorio dei metalli. Eric, vai a dormire. Ok. Ah, addirittura potevamo craftare una pistola da vendere. Questa potrebbe essere un'idea. Prima si fa un coltello. E poi facciamo un piede di porco. Stanotte andiamo a visitare i militari, ragazzi, ma non andiamo in pace. Spero veramente di non fare cazzate, perché è una cosa che avevo fatto nel mio precedente gameplay, ma è molto difficile, devo stare attento. Piccolo, vieni qua, parla con Arika, dai. Non abbiamo cibo, siamo veramente nella merda più totale. Ok, vai Marin. Adesso abbiamo una crowbar, un piede di porco e una lama. Interessante. Salve vicini, di cosa ha bisogno? Magari medicine? Buongiorno a tutti. Abito in fondo alla strada e ho notato che vivete in questo edificio abbandonato. Ho delle notizie da darvi. Ieri sera c'è stato un lancio aereo di aiuti umanitari. La maggior parte dei container è stata confiscata dai ribelli, ma so che ce n'è uno che si sono lasciati sfuggire e atterrato nella terra di nessuno, quindi raggiungerlo potrebbe essere pericoloso. Ma con l'aiuto dell'oscurità dovremmo farcela. Ti mostrerò dove si trova se mi aiuti a trasportare le provviste. Affare fatto. Vai. Mandiamo Marin. Spero che non venga ammazzato dai ribelli. Però questo ci darà modo di avere due persone in ricognizione stanotte. E Marin non aveva più sonno, quindi Arika è famela e felice. Ok, terminiamo il giorno. Avete tensione? Perché io mi sto letteralmente mangiando le mani.
guardarci qua, vedere se era rimasto qualcosa. Niente, solo spazzatura. C'è da aspettare che questa persona si distragga. Di solito c'è uno script. Il suo superiore dovrebbe chiamarlo. Rimaniamo qui un momento. Fa finta di nulla. Vediamo che cos'ha in teoria. 4 unità di cibo. La prossima volta porta più di cuore. Certo. Sta per arrivare. Vieni con me. Mi scusi. Signori, silenzio. Rika ha appena ucciso una guardia. Sta tornando, corri, corri Rika, non farti vedere. La guardia è di ferma? No, quindi questo non ce ne frega nulla. Ok. Vai Rika. Devi scassinare questa cosa. Muoviti, non hai tempo. Muoviti, Rika. Perché il superiore tornerà molto presto e chiamerà tutti i militari che sono dentro questa caserma. E sono tanti. Sono tantissimi. Vende cibo, medicine, cibo crudo, acqua, parti d'arma e munizioni. Il piede di porco ci saluta. E probabilmente appresta anche il coltello, ma. Vedete la porta? Adesso andiamo a vedere che cosa c'è su questo cadavere. Veloci. Ok, una pistola e altre munizioni. La pistola va presa perché è molto importante. E adesso dobbiamo immediatamente recuperare il fucile d'assalto che è nelle mani di questo soldato. Prima che si apra di nuovo questa porta. Se questa porta si apre dobbiamo cliccare su correre uscita. Ok, abbiamo altre munizioni, arriviamo a 20. Dobbiamo sacrificare qualcosa, sacrifichiamo il coltello, prendiamo il fucile d'assalto, corri all'uscita. Signori, abbiamo il cibo, abbiamo un fucile d'assalto, abbiamo tantissime munizioni e se i militari ci beccano, ci impiccano tutti. Ventesimo giorno. Le bande armate continuano a circolare, pare. Ivano si sente poco bene, ma abbiamo 3 scatole di antibiotici, a noi che cazzo ce ne frega. E Marin ha riportato dal container degli aiuti 6 litri d'acqua, 5 unità di cibo crudo del caffè. Ragazzi, 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 ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, vi voglio abbracciare perché questa notte è stata la più produttiva di tutta la serie. E 2 assassini da parte di Arika, 2 assassini nei confronti dei militari che ci stanno letteralmente uccidendo. La loro dannata guerra e quindi questo non si rifletterà sull'umore di nessuno, ma soprattutto abbiamo tantissimi oggetti che poi scambieremo. Però io per il momento, ragazzi, vi devo salutare perché devo andare a bere un bicchiere d'acqua dopo questa tensione. Spero che l'episodio vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima. Mettete un like e ci vediamo presto.